Siamo qui anche con Luigi Solari, che ha ricevuto un premio proprio pochi giorni fa a Bardi. E cosa ci puoi dire di tutto questo periodo di oggi, come per la festa di oggi di Bardi? Ma diciamo che come quella di mercoledì a Bardi, dove abbiamo festeggiato San Giovanni, dove insieme al mio collega il dottor Gianlupi abbiamo ricevuto questo bellissimo premio che è la benemerenza del comune di Bardi, anche oggi per il patrono di Bardi, diciamo che sono delle belle emozioni, nel senso che è un po' come ricominciare a vivere via dopo un periodo veramente buio, duro, eccetera, rivedere tante persone sorridenti e felici è un po' come una rinascita, ecco. Quindi anche per noi medici, che comunque abbiamo passato dei momenti duri e difficili, diciamo è una boccata di ossigeno non indifferente, ecco. Hai dei ricordi particolari di quei momenti? Qualcosa che ti è rimasto impresso, diciamo? I momenti sono tanti. Diciamo i più significativi è sicuramente all'inizio, dove anche noi ci siamo trovati di fronte a questo nemico invisibile che non sapevamo bene dove ci poteva portare, ecco. Quindi anche le persone ci facevano tante domande e tanti quesiti, quindi all'inizio è stato duro anche per noi, nel senso che non sapevamo bene quello a cui andavamo incontro, ecco. E poi un momento bello è stato quello, diciamo, la condivisione e il fare squadra tra me, il mio collega, il dottor Gianlupi, e tutto il sistema sanitario, quindi le infermiere del territorio, l'amministrazione, le infermiere delle strutture. È stato, diciamo, bello quello, cioè nel senso che è stato al di là del periodo brutto, eccetera, però diciamo, vedendo il lato positivo, è che ha riscoperto e ci ha fatto riscoprire l'essere uniti, l'essere combattere tutti per lo stesso obiettivo. Alla domanda cosa si prova a vestire gli abiti dell'eroe, questa è la risposta di Luigi Solari. No, beh, eroe è una parola grossa. Diciamo che, allora, come ho detto l'altro giorno, sicuramente noi ci siamo trovati di fronte a una cosa grossissima, ma siamo pagati fondamentalmente per questo ed è il nostro lavoro. Io credo che i veri eroi, e questo lo dico senza retorica, siano i volontari delle protezioni civili e delle pubbliche, sia di Bardi che di Varsi, che loro solo per lo spirito di altruismo hanno messo a repentaglio la propria salute e quella delle proprie famiglie per aiutare il prossimo. Quindi credo che i veri eroi siano loro, lo dico senza retorica.